Ragazze, buonasera. Ciao, 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 ciao. Allora, stasera ritorniamo con il solito appuntamento domenicale con la lettura degli oracoli. Quindi adesso chiudi gli occhi e scegli un numero da 1 a 3. Fatto? Ok. Allora, iniziamo con il mazzetto numero 1. Vediamo un po' che cosa ci dice. Allora, il mazzetto numero 1 ci dice: dunque, io sto usando due oracoli bellissimi. Il primo è l'oracolo dei decreti quotidiani e il secondo è l'oracolo degli animali. Vediamo prima che cosa ci dice l'oracolo dei decreti quotidiani. Quando sono grato, lo sarò per 3 volte. E questa è la legge del 3. Quando sono grato, lo sarò per 3 volte. Vediamo cosa dice questa carta. La gratitudine è un potente acceleratore di felicità. Quando provi gratitudine con tutto te stesso, il tuo corpo è felice, le tue emozioni sono grate e la vibrazione che emani ha una meravigliosa frequenza che attira miracoli. Entra nel cerchio della gratitudine, scritto grande, cerchio gratitudine. Utilizza ogni occasione che la vita ti offre per dire grazie. Ringrazia chiunque compie un'azione gentile e non dovuta nei tuoi confronti. Usa la parola magica grazie e la tua vita cambierà. Non so se ci avete pensato, però in effetti è così. Anche con gli uomini, nel momento in cui iniziamo a evitare di pretendere da loro, visto che comunque questo è un canale in cui si parla anche di relazioni, cioè soprattutto di relazioni, se appunto noi siamo sempre a guardare a quello che loro non fanno per noi e a pretendere, buonasera Maria Luisa, in quel modo noi ci allontaneremo sempre dalla relazione che vogliamo, perché siamo sempre a pensare a quello che manca nella relazione invece che a pensare a quello che c'è. Quindi anche nella relazione, la gratitudine, vedere i piccoli gesti che l'altro magari si sforza di fare, è un potente collante proprio, è un potente modo per invece focalizzarsi, ecco, sugli aspetti positivi che una persona fa, magari sulle qualità positive del tuo partner o della persona che stai frequentando, invece di cercare sempre il marcio o comunque le cose che ti aspetti che lui faccia per te. Poi faremo una diretta anche su questo. È il miglior modo per creare delle relazioni forti, stabili. Quindi in questa settimana si è scelto il mazzetto numero 1, si è chiamata a ringraziare chiunque compia un'azione gentile e non dovuta nei tuoi confronti. E vediamo qual è l'animale che ti protegge in questa settimana. Che carino! Lo spirito del topo! Dice: occupati delle piccole cose. È strettamente collegata alla gratitudine, perché dice: un'azione gentile e non dovuta nei tuoi confronti, anche per cose piccole, aggiungo io. E infatti lo spirito del topo, del cricetino, ti dice: ti devi occupare delle piccole cose. Vediamo un po' il messaggio dell'oracolo, che cosa dice. Questa è la carta numero 40. È strettamente collegata alla gratitudine, perché la gratitudine spesso noi dobbiamo fare. Buonasera Valentina! Dobbiamo fare un po' di sforzo per essere grati, perché ci do dobbiamo notare le piccole cose. E infatti il criceto top. Allora, dice: messaggio dell'oracolo. L'umile topo presta attenzione ai dettagli minuti. In questo momento lo spirito del topo ti invita ad osservare le sfumature e i particolari più sottili. Nella tua impazienza di conquistare gli obiettivi e proseguire i sogni e perseguire i sogni, è facile dimenticare quanto è importante avere una comunicazione chiara. E occuparsi delle piccole cose, compresi quei segnali che rivelano l'infelicità di una persona, oppure quella vocina dentro di te che dice: questa cosa non è giusta. Prenditi il tempo di annusare, sentite com'è carino, annusare quello che hai bisogno di sapere. C'è un dettaglio o una sfumatura nel modo in cui coinvolgi gli altri o agisci nel mondo
che è la chiave per il tuo successo, ma che hai accantonato troppo alla svelta, come se non fosse niente di speciale o importante? È una domanda. C'è qualcosa che diciamo, nel modo in cui tu agisci nel mondo, nel modo in cui tu coinvolgi gli altri, che è la chiave per il tuo successo, ti sta dicendo, però tu l'hai data per scontata? Lo spirito del topo ti ricorda che quello che sembra piccolo, bellissima sta cosa, me la devo ricordare, cioè secondo me questa è la mia carta, quello che sembra piccolo può essere più importante e potente di quanto immagini. Quindi guarda di nuovo, non sottovalutare te stesso o il tuo potenziale di co-creare qualcosa di sorprendente quando presti attenzione ai dettagli. Questa per me che sono un sagittario è molto difficile questa operazione di stare attenti ai dettagli, perché io guardo, tendo a guardare sempre l'insieme, non so se capita anche a voi. Intanto saluto anche Cinzia che si è collegata. Il messaggio di protezione. Sei troppo preso dai particolari, tanto da stressare. Ah, questo è il contrario. Sei troppo preso dai particolari, tanto da stressare tutti perché vuoi che ogni cosa sia perfetta. Stai rimandando perché vuoi che ogni particolare sia al posto giusto e quindi perdi la cognizione del tempo e delle tue priorità? Lo spirito del topo vuole che ascolti il tuo intuito, il quale ti dice che il particolare che temi ti sfugga apparirà solo quando smetterai di ossessionarti. Lo spirito del topo ti guiderà verso le sfumature che hai bisogno di notare e lavorerà diligentemente per sostenerti se ti prendi una pausa e ti fidi della guida che ti verrà offerta. In questo momento i piccoli gesti veicolano un grande potere e forse hai bisogno di agire per scoprire quello che probabilmente non vedi o per ricucire un rapporto o una situazione, quindi è richiesta un'azione. Formula una domanda, svolgi una piccola ricerca e presta ascolto allo squittio dello spirito del topo che ti sta dicendo: guarda qui e prenditi cura di questo particolare. Quindi, per riassumere, secondo me il messaggio è 1. Non dare pesco. Guarda che carino, sembra un maialino in realtà. No, in camera sembra più un maialino, ma in realtà è proprio bellino come topo. Dice ok, 1. Non ti ossessionare troppo con i particolari, cioè se sei una persona molto analitica e ti perdi nei particolari, allora forse è il momento di smettere di ossessionarti e di prenderti una pausa. Se invece sei una persona che non fa mai caso alle cose, ai dettagli e dai per scontate le piccole azioni o i tuoi piccoli doni che puoi portare agli altri, i tuoi modi di fare, il modo in cui coinvolgi gli altri, devi invece questa settimana focalizzarti su quelle piccole cose della vita che ti danno invece, che ti rendono speciale. E secondo me ha molto 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 a che fare con la gratitudine questa cosa, perché entrambi si focalizzano sul fare attenzione e dare la giusta importanza alle piccole cose. Sono super collegate, incredibile. Bene, ciao Elena, buonasera. Ora vi leggo il mazzetto numero dos, numero 2, vediamo un po'. Allora, decreti quotidiani, sono divino, wow, ma ogni tanto me lo scordo. Legge del paradosso, bellissima. Allora, questa legge dice, buonasera Katia. In te è presente la scintilla divina, eppure ogni tanto te lo dimentichi. Forse nel corso degli anni la tua autostima è stata messa a dura prova. Forse hai incontrato persone che ti hanno abbandonato o non ti hanno accettato per quello che eri e per questo hai iniziato a indossare una maschera che non ti appartiene realmente. E finalmente è giunto il momento di smetterla con le finzioni e di rivendicare la tua matrice divina. In te c'è una dea o un dio che attende solo di essere risvegliato. Questo messaggio è bellissimo. Buonasera anche Silvana che si è collegata. Quindi molte volte noi ci dimentichiamo della nostra natura divina perché abbiamo dato troppo potere all'esterno, ci siamo fatti troppo condizionare dal giudizio che gli altri hanno su di noi. Ma adesso dice è giunto il momento di smetterla di indossare delle maschere, di fingere cose che non sei e di ricordarti della tua divinità. In te c'è una dea che aspetta di essere risvegliata.
Quindi fai delle pratiche, ok? Vediamo come possiamo risvegliare questo spirito divino, attraverso quale animale? Vediamo un po'. È uscita la formica! Wow! Non me l'aspettavo, lo spirito della formica. Allora, è tempo di collaborare. Vediamo un po' in che senso è tempo di collaborare. Vado a prendere il messaggio che è il numero uno proprio, numero divino direi, anzi no direi proprio così. Messaggio dell'oracolo. Lo spirito della formica si palesa per celebrare i benefici che derivano dalla collaborazione con gli altri in seno a una comunità o a un gruppo. Lo spirito ti ricorda che per realizzare i tuoi sogni hai bisogno di lavorare con gli altri, di accettare un aiuto e di confidare nel tuo sodalizio più importante, quello con lo spirito. Le tue intenzioni daranno dei frutti se rimani presente a te stesso e concentrato nel creare la tua realtà assieme agli altri e allo spirito. Ricorda che il mondo circostante può facilmente sedurti se non eserciti una pratica o disciplina come la meditazione, bellissimo, questo l'avevamo detto prima, come la meditazione che ti aiuti a rimanere coi piedi per terra mentre costruisci la vita che desideri. Connetterti con gli altri e avere compagni fidati può essere molto utile, in quanto è improbabile che tutti si assopiscano nello stesso momento. Lo spirito della formica vuole anche dirti che questo è un momento favorevole per chiedere aiuto e riceverlo. Che tu abbia bisogno di formare un team, trovare un nuovo gruppo o chiedere assistenza a chi ti sta vicino. Tutto opera per sostenerti in questo momento. Super! E secondo me si ricollega tantissimo al messaggio della divinità che sei divino, perché spesso noi ci scordiamo della nostra divinità quando siamo da soli, quando non ci mettiamo insieme a persone che sono come noi, che vibrano come noi. Quando ci isoliamo, ci scordiamo della nostra divinità. Invece lo spirito della formica, secondo me, dice questo. Tu ti vuoi ricordare della tua divinità? Lo devi fare stando insieme a persone che vibrano come te, che ti ricordano queste cose. Questo gruppo, ad esempio, può essere un modo perfetto per farlo. E poi ti dice anche di ricordarti dei tuoi sogni e che li realizzi solo collaborando. I sogni, secondo me, sono legati a, cioè i sogni di cui parla appunto questa carta, sono collegati alla missione dell'anima, perché la divinità te la ricordi anche quando ti ricordi della tua missione dell'anima. Messaggio di protezione, vediamo un po'. Sei davvero convinto di dover fare tutto da solo? Eccola, a ritaglie. Sei convinto che indipendentemente dal tipo di aiuto che ti verrà offerto, resterai deluso o non risponderà alle tue aspettative? Forse è arrivato il momento di affrontare il tuo bisogno di controllare tutto e la tendenza a concentrarti solo sugli aspetti negativi. Poco importa perché o quando sei giunto poco importa perché o quando sei giunto ad essere pessimista o diffidente. Quindi dice non fa niente, non ti devi ricordare perché ora vedi tutto nero. Il fatto che tu abbia estratto questa carta significa che hai un'opportunità di guarire e di imparare nuovamente a fidarti che l'aiuto altrui ti viene offerto in modo sincero. Quindi ti devi, come la diretta che abbiamo fatto l'altro giorno, apriti, apriti al mondo, apriti al nuovo. Lo spirito della formica desidera ricordarti che le tue aspettative e le tue convinzioni limitate hanno una vibrazione che attirano l'opposto di ciò che desideri. Quindi più pensi nero, più pensi negativo, più attiri quello. Lo spirito vuole aiutarti e ti invierà dei partner disposti a collaborare. È arrivato il momento di vedere l'universo come un'entità consapevole e connessa, amorevole e disponibile, ma tu devi partecipare a questa attività di mutua creazione, come diceva prima, co-creazione, cioè pure tu ti devi dare una svegliata e devi aiutare l'universo a venirti incontro attraverso il dialogo che fai con te stessa, attraverso le parole che pronunci, attraverso le persone con cui tu ti circondi. Non basta sognare la realtà, occorre crearla. Se ti senti isolato dalla comunità, fai
Fai il primo passo e comunica. Se ti senti vulnerabile, sappi che esserne cosciente può aiutarti ad attirare qualcuno che desidera assisterti. Quindi non devi aver vergogna di essere vulnerabile e di chiedere aiuto, ok? Perché proprio il fatto che tu ti metti in condizione di chiedere l'aiuto che te lo fa ricevere. Fidati della collaborazione con lo spirito e le tue condizioni esterne inizieranno a riflettere tale fiducia. Solo allora scorgerai i miracoli che ti attendono, compresi i partner che si fanno avanti, pronti a darti una mano. Quindi è proprio il messaggio che abbiamo dato l'altro giorno, cioè ti devi iniziare a fidare che la vita è benevola e ti ama. Però se tu non ti apri, se tu non sei tu che fai il primo passo, sia per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, sia per quanto riguarda l'aspetto amoroso, se tu sei sempre dentro casa e dici non mi fido degli uomini, gli uomini sono tutti così, è normale che tu non co-creerai la tua realtà. La realtà va co-creata. Non è che dico io credo nell'universo, che l'universo mi manda le persone, sì, però anche tu te devi mettere nelle condizioni di farlo. Esci, frequenta posti nuovi, coltiva hobby nuovi, interessi, passioni nuovi, altrimenti l'universo il suo 50% non lo può fare, tu devi fare il tuo 50%. Ti risuona? Scrivetemi intanto qui sotto che mazzetto avete scelto. Ora estraiamo il numero 3. Allora, vediamo un po' il numero 3. Allora. Sono un magnete di luce potente. Amo la vita dei sogni. Legge dell'attrazione. Attenzione. Hai scelto questa carta perché la forza della legge di attrazione sta diventando potentissima nella tua vita. Quello che pensi si manifesta più velocemente del solito. Usa questo grande potere per creare la vita dei tuoi sogni. Inizia ora stesso. In che luogo ti trovi? Con chi vivi? Che mestiere svolgi? Quanto sei felice? Nella giornata odierna sforzati di pensare solo e soltanto a ciò che desideri. Quello che pensi si manifesta subito. Se hai scelto questa carta in questa settimana, la tua capacità di co-creare, di attirare è molto molto elevata. Tra l'altro siamo entrati anche in una luna piena molto forte che ci permette proprio di fare anche questo, ok? Quindi immergiamoci in questa energia. Ricordati che sei un magnete di luce potente e più ti focalizzi su quello che tu desideri e più questa cosa si avvererà. Però devi anche emozionarti. Infatti qua ti dice non devi soltanto dire voglio vivere qua, voglio vivere là, con una vibrazione di bisogno, di carenza, di mancanza. No, devi iniziare già a fare come a vivere come se questa cosa fosse vero e a immaginarla. Immaginando in che luogo ti trovi, con chi vivi, che mestiere stai svolgendo, quanto sei felice. Ci sono tante tante tecniche di manifestazione, di visualizzazione, ok? Io consiglio sempre la vision board è fenomenale, usatela. Se non sapete che cos'è la vision board, googolate su YouTube e vi escono un sacco di video. Così tu ti metti proprio in quella vibrazione potente per attirare la vita che desideri, altrimenti rimane solo una cosa mentale, non c'è emozione e non si crea. Vediamo qual è lo spirito che ci può aiutare a fare questo. Wow, bellissimo il cuore! Lo spirito del colibrì, guardate quanto è bella sta carta, mamma mia! Vivi nel qui e ora, bellissimo, stupendo. Vediamo un po' che messaggio, mamma, il colibrì. Tra l'altro questi disegni sono fantastici, non so se li riuscite a vedere bene. Proprio belli tutti, mamma mia, questo rosso passione, vivi nel qui e ora. Vediamo un attimo che cosa dice il numero 34. Tanto buonasera Maria Grazia che si è collegata. Eccolo qua. Messaggio dell'oracolo. Il colibrì batte le ali a una tale velocità da riuscire a librarsi sul posto mentre succhia il nettare di un fiore. Lo spirito del colibrì è qui per ricordarti che la bellezza e la dolcezza della vita si trovano nell'eterno qui e ora, nel presente infinito. Qui e ora
Qui e ora tu stai diventando la persona che desideri essere per vivere le esperienze che desideri fare. Ecco perché è pure collegatissimo a questa cosa qui del magnete. Inizia ora stesso, dice questa carta, inizia ora a creare la vita dei tuoi sogni. Qui lo ribadisce il colibrì, vivi nel qui e ora. Concentra la tua energia sul fiore che hai davanti, perché hai già ciò che desideri. Certo, ci sono fiori ovunque e scegliere su quale posarsi può far girare la testa perché il banchetto della vita è infinito. Il messaggio dello spirito del colibrì è che non hai bisogno di andare a cercare qualcosa di meglio perché tutto ciò di cui hai bisogno e che desideri è davanti a te. Lo capirai nel momento in cui ti fermi, percependo la connessione con lo spirito che ti ama incondizionatamente e che provvederà sempre a te. Messaggio di protezione. Il nettare è ovunque, ma lo spirito del colibrì è qui per ricordarti che volare di fiore in fiore ed essere dappertutto consuma energia preziosa. Resta fermo. Vivi nel qui e ora, il momento presente, godendoti la dolcezza e il sostentamento che hai a disposizione. Anche nella diretta che abbiamo fatto l'altra sera, il messaggio era proprio vivi nel qui e ora, assapora quello che hai davanti, assapora il cappuccino, il cornetto, la doccia, un bagno caldo, vivi adesso, assapora l'aria che hai a disposizione adesso di respirare. Oggi concentrati su un fiore, uno soltanto. Il nettare è lì per te e il messaggio dello spirito del colibrì è che ovunque tu volga l'attenzione, lì scorre la tua energia. Questo è potentissimo, dovunque noi mettiamo il nostro focus, lì scorre l'energia. Sei concentrato sulla dolcezza oppure sei alla perenne ricerca di qualcosa di meglio? Sempre con la sensazione che la vita non sia abbastanza e che tu non sia abbastanza. Tutto quello che cerchi è proprio qua, adesso. Apprezzando il presente, capirai che ti trovi esattamente dove devi essere e che stai godendo quello che hai il diritto di godere in questo momento eterno e perfetto. Eterno e perfetto. Questa cosa a me mi dà una sensazione di pace infinita perché noi siamo sempre, anche grazie all'infinità di cose disponibili che abbiamo sempre a pensare e dopo, ma io parto da me stessa e tipo sento sempre il bisogno di qualcos'altro, che devo andare a fare la spesa a comprare qualcos'altro perché il frigo è sempre vuoto per me, in realtà c'è sempre qualche cosa da mangiare. E quindi siamo sempre proiettati che ci manca, che devo comprare, che devo fare, quale altra azione devo fare, no. Lui ti dice, stai nel qui e ora e scoprirai, stando nel presente, facendo delle meditazioni. Semplicemente, ecco, per esempio, io adesso ho accesa una bellissima musica, ho acceso un incenso profumatissimo e sto facendo questa cosa con voi. Questa cosa mi dà una gioia così forte. E stare nel qui e ora dà tanta gioia, veramente tanta. Quindi in questa settimana, tu che hai scelto il mazzetto numero 3, sei invitata siccome sei un magnete di luce potente e in questa settimana hai il potere di creare la realtà che vuoi, però come lo puoi fare questo? Stando nel qui ora, già iniziando a godere di quello che hai adesso, iniziando a guardare, dici, c'ho un tetto. C'ho un computer, c'ho un telefono col quale sto guardando questa diretta, c'ho l'acqua, c'ho una famiglia che mi vuole bene, inizia da queste cose qua. E poi sogna, però inizia dall'adesso, dal goderti le cose che hai davanti adesso, ok? Ragazze, io spero che questa lettura di questa settimana vi sia piaciuta. E se mi state guardando da YouTube, lasciate un like, iscrivetevi al canale. E se invece state guardando la diretta dal gruppo Facebook, invitate altre ragazze a unirsi al nostro gruppo magico. Buonasera Ilaria, perché faremo tante altre belle dirette. Tra poco vi metterò anche un sondaggio su quali volete che saranno le prossime dirette.
e così creiamo un ambiente bellissimo, un ambiente dove appunto si vibra alto, dove c'è tanta tanta bella energia, ok? Buona settimana.